Salve, care amiche ed amici, sono di nuovo il vostro Santen Chan. Beh, come dire, ieri ho fatto un video e l'ho caricato in YouTube. E oggi, entrando in YouTube, scopro che mi contestano, ossia, c'è una osservazione che non è un reclamo di diritti d'autore e dovrebbe essere una cosa più moderata. Che c'è una coincidenza. E allora alla fine l'ho rimosso il video. Però il fatto è che io stavo nella sala d'attesa del dottore, del medico curante di famiglia, e lui c'ha una specie di filo di fusione perché ha messo dei parlantini. Quella musica quasi non si sentiva, però evidentemente YouTube doveva scocciarmi. Allora io dico, se quasi non si sente la musica, che diritti d'autore stava compromettendo? Per fortuna che mi dava l'alternativa di cancellare la traccia musicale, però si cancellava anche il mio monologo. E poi invece ti dà la possibilità di contestare, ma io ho subito riconosciuto, riconosci? E sì, tanto anche se non li conosci. Poi va a finire che magari credono che sei in malafede e che volevi usare la musica. Io non so, se uno si ritrova in un aeroporto a filmarsi alle partenze o agli arrivi e c'è una musichetta di qualcuno lontano o dell'aeroporto, ti protestano i diritti d'autore. E secondo me non c'ha molto senso. Stai nel ristorante a festeggiare un compleanno e magari c'è una musica ambientale e ti contestano i diritti d'autore pure lì o dicono che c'è una coincidenza. Vabbè, comunque adesso il video che seguirà sarà una versione da me rifatta del video che ho fatto ieri e farò la seguente cosa: cercherò di autodoppiarmi, cioè cancello dalla versione editata che ho io del video mio. Cancello la traccia sonora e poi ci parlo sopra col microfono, così sarà come ci se ci faccio un doppiaggio con la mia stessa voce e non apparirà la traccia sonora. Spero che così YouTube me lo accetti, perché veramente stavo nella sala d'attesa e la musica ambientale quasi non si sentiva. Però hanno detto che c'era coincidenza con i diritti d'autore. Adesso io cancello la pista audio e ci registro sopra la mia voce. E così spero che non ci saranno problemi. E questo è quanto circa il video che seguirà adesso. Arrivederci e alla prossima. Ciao. Salve, come state? Adesso presto caricherò nuovi video. Saluti, vostro Santen Chan. E mi raccomando, Marco Travaglio, rispondimi, se vuoi un collaboratore per il tuo fatto quotidiano. Qui è già pomeriggio. C'è ancora sole e fa freddo. Freddo pazzesco. Che ti fa venire l'allergia e male alla laringe. E niente, sono stato fuori casa tutto il giorno. E appena potrò farò un video. Già infatti sto facendo questo.
E niente. Poi devo fare anche degli altri. Devo fare dei programmi per il mio canale SoundCloud e Spreaker. Poi ho aperto degli account a Hi5. Ma sono delle bitacore. Poi non mi piace la app per Android di Google Plus. Meglio nel computer. Comunque, devo trattare di commentare del materiale letterario. Beh, vediamo quello che posso fare. Mi sono pure raffreddato. Tracheite, placche alla gola. Cercherò di fare qualche materiale nuovo in SoundCloud, Spreaker e commentare dei libri. Però mi raccomando, non lasciate di vedere YouTube, che ci saranno cose molto interessanti. Arrivederci.